Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato dalle vendite su tutti i mercati azionari globali. Sta per iniziare il secondo semestre dell'anno. Cosa fare? È l'ora di comprare o è l'ora di vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora, la seconda strategia è qui entriamo nel campo dell'azionario. Campo dell'azionario dove appunto lo vedremo poi con la quinta strategia, bisogna un attimino scindere secondo me quella che è l'operatività di brevissimo da quella che invece potrebbe essere, da quello che potrebbe essere un orizzonte invece su diciamo base settimanale o bisettimanale, ecco. Perché? Perché comunque quello che stiamo vedendo insomma nel corso delle ultime sessioni è un azionario che cerca il recupero, anzi fino a metà sessione oggi anche l'Europa e anche il DAX sottostante dove andremo a posizionare la nostra seconda strategia era comunque un mercato in buon recupero. Ieri i rialzi si sono fermati su un'area secondo me importante, ovvero appunto quest'area a quota 13.300 punti, circa 13.350. Qui l'obiettivo qual è? Visto che comunque anche oggi abbiamo osservato una volatilità implicita in diminuzione, un mercato che sembrava diciamo avvicinarsi a quelli che erano i massimi della giornata di ieri. Chiaramente per entrare long, cioè qui il discorso è quello di provare a entrare sull'invalidazione della candela resistiva formata dal mercato nella giornata di ieri e quindi entrare sostanzialmente long sulla rottura del massimo della sessione di ieri e quindi a quota 13.365 punti. Se proprio il mercato magari nella giornata di domani o dopodomani avrà, diciamo, ecco, conserverà questo momentum positivo, avrà la forza di breccare a rialzo questo livello. Il target è comunque non troppo elevato perché non ci aspettiamo grossi movimenti a rialzo, quindi quota 13.6. Lo stop loss è uno stop piuttosto contenuto a quota 13.200 punti. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading.